Buon pomeriggio, buona giornata a tutti e benvenuti a questo nuovo ciclo del 2023 di Impariamo dai casi clinici, che abbiamo fortemente voluto rifare anche quest'anno. Incominciamo con una serie di sei casi clinici che si focalizzano sulla trombosi, essenzialmente. È ancora diciamo, un incontro ligure. Diciamo regionale Fado Liguria, sarebbe nostra intenzione cercare di allargarlo il più possibile. Sono invitati chiaramente tutti i soci della Fado a partecipare. Ci piacerebbe avere una partecipazione un po' più attiva da qualche altra regione. Stiamo cercando di contattare i piemontesi per fare una cosa un pochettino più articolata. È un piacere da parte mia presentarvi Matteo Caiti, che è il presidente eletto di Fado Liguria, che è colui che ha tenuto particolarmente a organizzare questa parte di sei casi clinici a tematica trombosi ed emostasi. E quindi Matteo ti chiedo di presentare il primo caso clinico che oggi viene presentato dai colleghi di San Martino di Genova. Grazie Matteo. Sì, sono molto contento di iniziare questa sessione perché ci abbiamo creduto malgrado le ovvie difficoltà di questo periodo. Oggi presentiamo un caso che naturalmente ha un tenore trombotico, ma un sottofondo trombotico, ma come vedremo, come capita spesso in medicina interna, in realtà nasconde tante insidie e anche delle sorprese. Oggi sono con noi la relatrice, che è la mia collega dottoressa Cenni della medicina interna del San Martino, la dottoressa Schenone e la dottoressa Alessandri della clinica reumatologica dell'ospedale San Martino, la dottoressa Magnani della clinica di medicina interna indirizzo immunologico sempre dell'ospedale San Martino e la dottoressa Giulia Livori della ematologia ospedaliera sempre del nostro policlinico. Quindi lascio la parola ora alla collega Elisabetta Cenni. Di fare condivisione. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere qui e di avermi dato la possibilità di presentare questo caso e ringrazio in particolare le colleghe ematologhe e reumatologhe che hanno condiviso con noi questo caso molto complesso che ci ha impegnato tanto e che ci tengo a presentarvi. E, come dicevamo, partiamo da un caso di trombosi. Partiamo da un caso di trombosi che però, come vedremo, poi è in un contesto molto più complesso. Parliamo di un uomo di 61 anni, in buone condizioni generali, con insomma, un'attività fisica regolare, abitudini di vita regolari, che era sempre stato bene. In anamnesi poche cose, una sindrome di Gilbert, ernioplastica inguinale sinistra, insomma interventi banali. Da anni però era segnalata una nota neutropenia, lui era un donatore e quindi i colleghi del CTO, vedendo questa neutropenia persistente, l'avevano inviato in valutazione proprio agli ematologi, in particolare alla dottoressa Rivoli che è qua con noi per capire insomma, la natura di questa neutropenia ed era stata diagnosticata una gammopatia monoclonale IgM però a basso rischio e alla BOM del marzo 2021 un'iniziale mielodisplasia comunque ancora diciamo a livello insomma comunque poco sintomatico, aveva ancora dei valori di emocromo discreti. Viene alla mia attenzione nel dicembre 2021 per una trombosi in sede atipica. Era stato visto in pronto soccorso per una trombosi della vena ascellare e su clavia sinistra, senza cause e fattori scatenanti chiari. Gli accertamenti fatti in urgenza non documentavano altri coinvolgimenti, non c'era embolia polmonare. Agli esami ematochimici, a parte la nota leucopenia, non c'erano altri dati. E veniva avviato a terapia con fondaparinux 7,5 mg e poi veniva inviato alla nostra attenzione in ambulatorio. Paziente faceva uno screening, essendo un uomo relativamente giovane e senza grossi fattori di rischio, uno screening per la trombofilia che all'esordio evidenziava unicamente un'alterazione all'ambito degli anticorpi antifosfolipidi, perché le mutazioni fattore secondo e quinto erano assenti, proteina C, S, antitrombina anche erano nella norma
tra gli anticorpi antifosfolipidi si rilevava una singola positività dell'anticardiolipina IgM con un livello 41. Con insomma, nei nostri laboratori la negatività è maggiore di 18, 41 siamo borderline tra il basso e l'alto titolo. Negativi tutti gli altri, compreso l'H, ovviamente aveva beta 2. L'ecocardiogramma era normale, veniva eseguita per escludere la presenza di neoplasie occulte e un attacco total body che era del tutto normale, e se non una trombosi agli arti superiori veniva fatta anche una risonanza della spalla sinistra che però non vedeva dei segni di conflitto neurovascolare. Gli esami ematochimici, ecco, questo era l'esordio. Il paziente veniva poi avviato appunto alla terapia con fondaparinux per 3 mesi e veniva poi rivisto a 3 mesi al termine del primo ciclo per una rivalutazione clinico-terapeutica. Gli esami, dicevo, ematochimici erano sempre nella norma, lui non aveva sintomi di sorta e veniva fatto un Doppler agli arti superiori per valutare il residuo trombotico che era presente, c'era ancora una residua incomprimibilità del 30-40% a livello della succlavia. Venivano ripetuti, come da linee guida, 12 settimane i controlli sugli anticorpi antifosfolipidi e si confermava una positività per gli anticardiolipina, sempre IgM, a un titolo però inferiore, negativi tutti gli altri anticorpi. A questo punto si poneva il dubbio sul tipo di terapia anticoagulante da utilizzare, in quanto sappiamo che tanto i DOAC in realtà sono off-label nella terapia della trombosi venosa profonda degli arti superiori, in realtà anche il fondaparinux, però poi per comodità come parina era stato scelto quello. E gli anticorpi antifosfolipidi erano presenti, ma con una singola positività che abbiamo considerato a basso titolo, perché il cutoff è considerato sui 40, quindi avevamo un 41, un 28, quindi un profilo di rischio basso. La trombosi venosa profonda agli arti superiori sappiamo che può essere o secondaria a quelle che si chiamano cause primarie, cioè da sforzo, conflitto neurovascolare, o secondaria a device come CVC, pacemaker, oppure forme paraneoplastiche, che non era il caso, avevamo escluso, quindi non era nessuno di questi casi, oppure sappiamo che può derivare da fattori di rischio transitori come la chirurgia, terapia ormonale, traumi, ma anche la trombofilia ereditaria acquisita. Dicevamo che sulla strategia terapeutiche non abbiamo grandi certezze perché ad ora non esistono dei trial randomizzati sicuramente per i DOAC. L'unico trial che abbiamo è un trial del 2011 su però pochi pazienti che poneva in confronto il warfarin con l'eparina, con la dalteparina, ed erano entrambi sicuri ed efficaci. Alcuni hanno posto dubbio sui DOAC soprattutto quando ci sono i device, perché come succede per le valvole meccaniche pare che il warfarin agendo più sulla via intrinseca sia poi più efficace, però in realtà ci sono tanti studi in corso per cui off-label spesso i DOAC vengono utilizzati anche nelle trombosi venose agli arti superiori perché i dati degli studi in corso sono comunque abbastanza incoraggianti. L'altro problema è che questo paziente aveva anche questi anticorpi antifosfolipidi da valutare. Queste sono le linee guida dei reumatologi, le EULAR, che ci distinguono le sindrome anticorpi antifosfolipidi a seconda del titolo degli anticorpi antifosfolipidi e quindi del profilo di rischio. Parliamo di un alto titolo, come vedete, per quanto riguarda l'anticardiolipina, quando abbiamo un'unità di misura almeno superiore ai 40 unità e quindi noi eravamo proprio al limite. Qui viene segnalato che comunque la positività singola isolata o dell'anticardiolipina o dell'antibeta 2 comunque soprattutto nelle forme transitorie identifica un basso rischio. La terapia per gli anticorpi antifosfolipidi ad ora in elezione è ancora, cioè diciamo la gold standard è ancora il warfarin, il rivaroxaban che è l'unico che viene nominato in queste linee guida perché è l'unico che poi è stato oggetto di maggiori studi, gli altri sono stati studiati di meno, però sicuramente non deve essere utilizzato nei pazienti con la tripla positività, perché dagli studi è visto un alto rischio di ricorrenza. Può essere considerato quando ci sono delle difficoltà alla terapia col warfarin, perché il paziente magari non riesce o non lo può assumere, non riesce a mantenere il range o per la compliance. E in questo caso, soprattutto nel basso rischio, il rivaroxaban può essere almeno tenuto in considerazione, non è una controindicazione assoluta. In questo caso il paziente non si era dimostrato compliante alla terapia col warfarin, non la voleva fare. Dalla rivalutazione avevamo visto che comunque il residuo trombotico persisteva, quindi dopo i primi 3 mesi di terapia si è deciso di proseguirla almeno per altri 3 mesi, ma alla fine, dopo la discussione col paziente, che è stato informato di tutto, si è deciso per i secondi tre mesi, diciamo, di continuare con la terapia col fondaparinux per poi rimandare la decisione se doverlo avviare a una terapia effettivamente a lungo termine o meno.
Lui aveva fatto quindi complessivamente 3 mesi più 3 mesi di terapia con Fondaparinux. Alla fine di questi 6 mesi si poneva il dubbio se continuare la terapia e lasciarlo in anticoagulante o sospenderla. Allora, dato che il rischio, comunque il rischio trombotico si basava in questo caso sia sulla presenza di questi anticorpi antifosfolipidi, seppur transitori, sia sul fatto che comunque rimaneva un residuo trombotico al Doppler, questo sia ai primi 3 mesi che agli altri 6 mesi, si è deciso col paziente di avviare una terapia anticoagulante ed è stato scelto rivaroxaban. In realtà questa terapia è stata fatta per relativamente poco tempo, perché poi, come vedremo, sono subentrate altre complicanze. A circa 3 settimane dall'introduzione del DOAC, il paziente ha lamentato la comparsa di un rash cutaneo petecchiale agli arti inferiori. Si era recato in pronto soccorso, non nel nostro ospedale, ma a San Pier d'Arena, e si era deciso di sospendere la terapia anticoagulante. Dopo questo evento era ritornato poi al nostro ambulatorio per informarci di quanto era successo, e nel frattempo eravamo a giugno dell'anno scorso ed erano comparsi, c'era cambiato il quadro clinico, erano comparsi dei sintomi molto specifici che in parte era una febbricola ma modesta, 37, 37,3, non di più, artralgie migranti, il paziente riferiva dei rash cutanei transitori molto pallidi, una stomatite, congiuntivite, e il quadro veniva ulteriormente complicato dal fatto che primi di luglio contraeva il Covid. Quindi io l'avevo sentito per telefono, mi raccontava di questi sintomi, poi aveva il Covid, non poteva venire a farsi visitare. Però poi appena è potuto venire, quando l'ho rivisto alla visita, effettivamente non aveva dei segni clinici, ma lui mi riferiva, mi faceva vedere le foto di questi rash cutanei poco pruriginosi, molto tenui, e questi dolori, lui narrava questi dolori articolari e questi occasionali gonfiori a livello di una caviglia, poi di un ginocchio, ma più che articolari sembravano quasi dei tessuti molli o delle tenosinoviti, da come le descriveva. Erano sintomi comunque piuttosto vaghi. A questo punto si decideva per il momento di mantenere sospesa la terapia con l'anticoagulante, perché insomma il quadro incominciava a essere un po' confuso e il paziente poi attribuiva all'anticoagulante tutti questi sintomi, quindi bisognava anche un pochino dare retta a lui, perché lui diceva che da quando aveva incominciato comunque la terapia gli erano venute tutte le malattie del mondo, e quindi abbiamo concordato per interrompere la terapia e sono stati prescritti degli esami ematochimici ambulatoriali. Allora, agli esami ematochimici abbiamo riscontrato effettivamente la leucopenia nota invariata, una modesta anemizzazione, scusate sposto perché non vedo, sui 10 grammi di emoglobina, lui partiva da 12, una PCR significativamente aumentata sugli 80 mg litro, e venivano proscritti in questa occasione anche tutti i test immuni, l'autoimmunità, e trovavamo soltanto degli ANA positivi 1 a 160 pattern nucleolare. Poi, insomma, nell'arco delle settimane in cui attendevamo il risultato degli esami, si aveva un ulteriore peggioramento clinico. Il paziente mi chiama perché la febbre si era fatta più insistente, incominciava ad avere sudorazioni notturne, astenia, riferiva un callo ponderale di circa 10 kg e la comparsa di una linfadenomegalia laterocervicale. A questo punto decidevamo di ricoverarlo per fare gli accertamenti e per, insomma, incominciare a trovare una diagnosi che ovviamente noi temevamo potesse essere emato-oncologica sulla base di questa sintomatologia descritta sulla febbre e sulla comparsa soprattutto della linfadenomegalia. Come sappiamo, la diagnosi differenziale delle FUO e delle linfadenomegalie essenzialmente prende in considerazione non soltanto il profilo autoimmunitario che avevamo già visto, ma anche tutti gli aspetti infettivi e ovviamente la neoplasia, che era il nostro timore. Allora, il paziente è stato ricoverato e ha incominciato tutta una serie di accertamenti. Gli esami del sangue sostanzialmente erano uguali a quelli che avevamo già visto ambulatorialmente. Abbiamo incominciato a fare una serie di indagini infettivologiche per escludere la causa infettiva. Quindi emoculture seriate durante tutti i picchi febbrili che effettivamente erano documentati anche in ospedale, sempre negativi, urinoculture negativi, tamponi per virus e batteri respiratori, Covid negativi, quantifero negativo, sierologia per l'epatite B, l'epatite C, per l'HIV e CMV negativa, avevamo sierologia toxoplasma negativa, viral rider negativa. L'unica dubbio positività erano una sierologia per EBV, che però già dal laboratorio ci veniva segnalata una probabile interferenza, e una sierologia per la borrelia, che aveva una dubbia positività, ma anche lì sappiamo che nei ritorni immuni purtroppo la sierologia per la borrelia è molto specifica, per cui veniva fatta una Western blot, anch'essa che però risultava positiva. Venivano fatti poi le indagini radiologiche. La Tactile Body dimostrava delle linfadenomegalie mediastiniche patologiche, definite proprio dal radiologo come patologiche, di diametro massimo 21 mm, questo era quello a livello del bronco principale di sinistra, e anche un addensamento polmonare parenchimale che poteva sembrare neoplastico.
Veniva quindi fatta una PET che confermava che queste linfadenomegalie mediastiniche effettivamente erano fortemente sospette per localizzazione di malattia evolutiva, avevano un SUV anche molto alto, fino a 9, in particolare quella a livello del bronco di sinistra. E veniva poi segnalato anche un quadro osteomidollare di iperattività che però veniva giudicato come funzionale. A questo punto cercavamo in tutti i modi di ottenere un'istologia, sicuri di trovare un linfoma o comunque una neoplasia. Inizialmente, per cercare di essere il meno invasivi possibili, è stata fatta una EBUS tramite broncoscopia perché il linfonodo appoggiava proprio sul bronco di sinistra, ma è risultata non diagnostica. A questo punto è stato organizzato l'intervento di mediastinoscopia per andare a prendere uno di quei linfonodi mediastinici percaptanti alla PET. E sono state fatte due biopsie linfonodali, quindi il paziente era stato ricoverato da noi, poi trasferito in chirurgia toracica, ovviamente è passato un po' di tempo, quindi tutto il mese di agosto in questo praticamente è trascorso, e fino ad arrivare poi a una biopsia proprio di tutto un linfonodo, che però è risultato indenne da neoplasia in entrambi i linfonodi che sono stati asportati. Ed è stata fatta anche in accordo con la collega ematologa una BOM, ripetuta una BOM, che non ha dimostrato un'infiltrazione neoplastica né insomma da neoplasia solida né da linfoma, ha confermato la presenza di alterazioni dismielopoietiche, che poi, questo lascerò poi la parola alla collega, forse erano in peggioramento rispetto a quanto era stato il controllo precedente. A questo punto, come vi dicevo, era passato il tempo perché aspettavamo comunque referti istologici, ma il paziente non era ancora stato trattato ed era sempre molto sintomatico. Aveva febbre, stava male, era molto agitato. Arriviamo agli inizi di ottobre, dove continua la febbre, l'astenia, la sudorazione, e continuano questi sintomi specifici con edema e flogosi periarticolari, in particolare al ginocchio destro. Era comparsa una flebite superficiale alla gamba destra e delle lesioni nodulari che sembravano quasi un eritema nodoso al cavo popliteo, e un eritema abbastanza caratteristico a livello del padiglione auricolare destra con desquamazione. L'abbiamo fatto vedere anche da dermatologi, tutti interpretavano questi sintomi come qualcosa di paraneoplastico. L'abbiamo quindi ricoverato di nuovo e abbiamo ripetuto ulteriori analisi per vedere se avessimo, insomma, per fare discussioni collegiali e per capire se avessimo perso qualche cosa. Gli esami ematochimici sostanzialmente erano invariati, abbiamo fatto qualche analisi infettivologica in più che ci mancava, il DNA ad esempio per la borrelia, perché comunque il dubbio di malattia di Lyme lo avevamo, ma il DNA borrelia su sangue è venuto negativo, la West Nile negativa, abbiamo fatto la serologia per HKV6, HKV8, BVDNA, antigene malaria, leishmania, tutto risultato negativo. Abbiamo anche ripetuto il profilo anticorpi antifosfolipidi e questa volta abbiamo avuto un cambiamento nel tipo di anticorpo anticardiolipina che è risultato positivo, che in questo caso era un IgG al titolo di 38, mentre se vi ricordate inizialmente avevamo trovato gli IgM. LAC e antibeta 2 sempre negativi. Ah no, scusate, antibeta 2 glicoproteina, in questo caso abbiamo fatto l'IgA, secondo me per un errore, perché in teoria nelle linee guida non c'è la raccomandazione di usare l'IgA, e l'IgA antibeta 2 sono venuti positivi. Era passato un mese dal ricovero precedente e allora abbiamo deciso di ripetere le indagini radiologiche. Perché? Perché la nostra idea era di cercare di prendere un altro linfonodo, non essendo stato diagnostico il prelievo precedente. I chirurghi toracici però ci dicevano che il prelievo era stato fatto in modo corretto, era stato preso un linfonodo di dimensioni adeguate, era stato preso quello che captava la PET, quindi erano molto restii a rifare una mediastinoscopia per i rischi ovviamente correlati all'intervento. E allora, in accordo con loro, abbiamo deciso di ripetere l'imaging per vedere dove erano questi linfonodi maggiormente captanti e valutare se intervenire. Con nostra grande sorpresa, all'attack di controllo un mese c'era un marcato decremento numerico e dimensionale delle linfadenopatie descritte in precedenza. La PET fatta successivamente identificava un unico linfonodo captante, quindi quelli che prima captavano a questo punto praticamente non captavano più, ed era comparsa un'altra linfadenomegalia a livello della catena mammaria interna sinistra. Questo ovviamente ci ha lasciato molto perplessi, perché non capivamo quale malattia prevedesse che poi le linfadenomegalie passassero da sole senza nessun tipo di terapia. Avevamo ancora un po' l'idea di effettivamente provare a fare una biopsia diagnostica a livello di questo linfonodo, che era molto periferico. Mi dispiace che non ho le immagini, ma non le hanno caricate sul sistema di San Martino, quindi non ve le posso far vedere. E quindi abbiamo discusso il caso collegialmente. Qui ho segnalato che abbiamo fatto poi anche un ecocardiogramma per escludere vegetazioni, perché non mancava l'appello, e una gastro, perché era sempre anemico, che comunque ha trovato anche un'ulcera antrale. Abbiamo discusso il caso col chirurgo toracico, con gli infettivologi, con la collega ematologa e con gli anatomopatologi.
Allora, sulla base di questa evoluzione clinica anomala, abbiamo ipotizzato di trovarci di fronte a una malattia infiammatoria a cui non sapevamo dare un nome, ma è stato deciso di non ripetere l'esame biottico sul linfonodo perché questo tipo di intervento era stato giudicato comunque molto insomma, rischioso, indaginoso da parte del collega chirurgo, c'era il grosso rischio che venisse nuovamente negativo l'esame sulla base di istologici precedenti e quindi, sentito anche l'infettivologo che ci dava il nulla osta, si è deciso di provare con la terapia steroidea exuvantibus, cosa a cui ovviamente pensavamo da tempo, perché il paziente continuava a stare male, però avremmo voluto prima di arrivare a una diagnosi. Questo non è successo, abbiamo incominciato a fare lo steroide ed effettivamente con lo steroide abbiamo avuto una risposta rapidissima. Il paziente è stato dimesso e abbiamo continuato a seguirlo in ambulatorio io e le colleghe ematologhe e reumatologhe. Abbiamo incominciato col cortisone, il delta corteno, 1 mg/kg, all'inizio di ottobre con un tapering molto lento e abbiamo avuto una rapida risoluzione sia della febbre che delle artralgie. L'attacca di controllo fatta fine ottobre vedeva un ulteriore miglioramento notevole e la PET addirittura era completamente negativa, quindi sicuramente il paziente aveva risposto al cortisone. Si è arrivati fino alla dose di 10 mg die di cortisone, in questo caso poi ci racconteranno magari le colleghe perché l'ha seguito dai colleghi reumatologi, e a questo dosaggio si è osservata una recrudescenza della sintomatologia, è ricomparsa la febbre, per cui si è deciso poi di ovviamente temporaneamente aumentare il dosaggio del cortisone e poi di appunto inviare il paziente all'attenzione dei reumatologi che hanno avviato una terapia immunosuppressiva col metotrexato in modo tale poi da poter ridurre il dosaggio di steroide. L'attack total body del gennaio 2023 era quasi normale e il paziente con la terapia steroidea stava sostanzialmente bene e si è continuata con questa strategia steroid sparing con un aumento del dosaggio di metotrexate e riduzione del dosaggio dello steroide. A questo punto, siamo a gennaio 2023 e avevamo come quesiti aperti se questo paziente comunque meritasse o no, alla luce di tutto, una terapia anticoagulante, che ci eravamo lasciati un po' sospesi, e soprattutto qual era la diagnosi, perché a questo punto non c'eravamo ancora arrivati. Allora, parlo brevemente della terapia anticoagulante e poi sulla diagnosi lascerò poi la parola alle colleghe. Per quanto riguarda il profilo anticorpi antifosfolipidi, ce lo siamo detti, abbiamo visto una positività transitoria degli anticardiolipina IgM dicembre-febbraio, che poi si è negativizzata completamente, diciamo al limite tra il basso e l'alto titolo. E c'è stata una singola positività nell'ottobre del 2022 per gli anticorpi IgG, sempre anticardiolipina, a livello di 38 unità, poi negativizzata a gennaio. Gli anti-beta 2 sono sempre stati negativi, a parte quell'IgA che vi ho segnalato ma che non abbiamo preso in considerazione, e l'H è sempre stato negativo. A questo punto ne abbiamo parlato anche con i colleghi del centro Tao, perché l'idea era se avviare o no il paziente a Warfarin. Ne abbiamo parlato col dottor Nanni, che non so se poi riuscirà a partecipare, forse non è riuscito a collegarsi, che sulla base del basso profilo di rischio, perché comunque era una positività singola, e del fatto che questi anticorpi antifosfolipidi poi siano stati transitori, non ha dato indicazione alla terapia col Warfarin. E abbiamo deciso quindi comunque, piuttosto che niente, di mettere una profilassi con acido acetile salicilico. E per quanto riguarda la diagnosi, qui arriva un po' forse la parte più interessante del caso, perché come vi dicevo prima, ovviamente noi in diagnosi differenziale abbiamo messo le infezioni, l'autoimmunità e le neoplasie. Ci siamo un po' dimenticati forse del fatto che adesso sta prendendo tanto campo anche l'ambito di quelle che sono le malattie infiammatorie, di cui si sta parlando soprattutto negli ultimi tempi, ma sono ancora tante, difficili da conoscere, che possono spiegarci tanti casi che forse ancora non conosciamo bene, ma che possono mettere insieme probabilmente tante componenti. E per questo dobbiamo ringraziare i colleghi ematologi che poi hanno ripreso in carico il paziente, hanno continuato a seguirlo perché comunque era un loro malato inizialmente che seguivano per una mielodisplasia e per un MGUS, e hanno ipotizzato, come descritto in letteratura, che ci potesse essere una correlazione tra questa sindrome infiammatoria e la patologia mielodisplastica da cui il paziente era affetto. Sappiamo infatti che nelle patologie reumatiche è spesso descritto un maggior rischio di patologie ematologiche tra cui le mielodisplasie, e le mielodisplasie sono state descritte spesso in associazione a diverse patologie reumatologiche. Quindi i colleghi hanno messo insieme le due cose e hanno inviato questo prelievo di cui poi ci parlerà la dottoressa Rivoli, perché ovviamente lascio il merito a loro perché l'idea è stata tutta loro, per la mutazione su sangue periferico dell'UBA1. Nel sospetto di una sindrome rara che si chiama sindrome VEXAS. La sindrome VEXAS, io ve la racconto brevemente, poi come vi dicevo lascerò la parola, è una malattia monogenica X-linked causata da una mutazione somatica da un gene
che è sito nelle, cioè che poi agisce nei precursori delle cellule emopoietiche e che codifica per un enzima che serve per l'ubiquitinazione, che sostanzialmente porta poi alla degradazione delle proteine. È praticamente un processo autoinfiammatorio mediato dalle cellule della linea mieloide e porta poi progressivamente purtroppo insufficienza midollare. È una sindrome che è stata descritta abbastanza recentemente, direi che i primi lavori sono intorno al 2020, e l'effetto della mutazione sembra effettivamente essere ristretto alla linea mieloide, come dicevo, agisce con un meccanismo autoinfiammatorio. Dal punto di vista clinico è una patologia che viene descritta come severa e progressiva e coinvolge cute, polmoni, vasi, cartilagini e sistema emopoietico e anche coagulativo, con anemia macrocitica, nel nostro caso il paziente in realtà ha un'anemia non macrocitica, piastrinopenia, diatesi trombotica, insufficienza midollare fino a patologie maligne ematologiche, e potrebbe essere considerata una sorta di malattia ponte tra l'ematologia e la reumatologia. La diagnosi dovrebbe essere considerata in tutti i pazienti che hanno patologie infiammatorie che sono refrattarie associate a patologie ematologiche, e tipicamente l'esordio è caratterizzato da vasculiti, condriti e dermatiti neutrofili. Quindi effettivamente è molto calzante col nostro caso. Qua vediamo ad esempio una cosa che mi ha fatto riflettere, una PET del paziente affetto da sindrome VEXAS, che vedono questa iperattività metabolica midollare. In effetti tutte le PET che ha fatto il nostro malato avevano come descritta questa iperfunzione midollare, che veniva sempre data come funzionale, però alla luce di questo probabilmente era correlata poi alla patologia di base. È una patologia, ahimè, ad alta morbidità e mortalità, e la terapia in realtà non è ancora del tutto chiaro quale sia la strategia migliore. Di solito lo steroide ha un effetto temporaneo, poi è necessario comunque imbricarlo con delle altre strategie per risparmiare lo steroide, come gli immunosoppressori. Quindi io concludo la mia presentazione dicendo che la ricerca della mutazione del gene è risultata positiva, e questa è una notizia che mi ha dato la dottoressa Rivoli pochissimi giorni fa. Quindi la sindrome di VEXAS potrebbe essere un prototipo di una nuova classe di patologie ematoinfiammatorie. Come vi dicevo, la terapia ottimale non è ancora chiara. Al momento il paziente sta facendo metotrexate a dosaggio incrementato e non so se ha già o deve sospendere lo steroide, comunque clinicamente sta bene. E vi lascio questa domanda in considerazione, anche perché parlavamo di trombosi inizialmente, in considerazione di questa diagnosi forse si può rivalutare la strategia anticoagulante, non lo so, pensiamoci, perché in effetti è una patologia a estremo rischio trombotico, quindi forse anche sulla base di questo ci potremo ragionare ancora. Benissimo, mamma mia, tanta carne al fuoco, un bellissimo caso veramente, come al solito la collaborazione tra diversi clinici, la medicina interna lo ha sempre dimostrato, porta veramente a delle diagnosi anche molto eleganti. Di questa sindrome, che non mi ricordavo nemmeno più, ne avevamo parlato anche nei recenti FADOI, anche FADOI regionale, avevamo fatto proprio delle sezioni dedicate alle malattie autoinfiammatorie, anche con la collega Ottavia Magnani, che oggi ci sta seguendo, avevamo fatto degli incontri veramente molto interessanti, ma le guardavamo sempre come qualcosa di lontano, perché è raro, e invece eccola qua, ce la siamo trovata tra le mani. Colgo l'occasione per salutare il presidente Liguria FADOI, Elena Barbagelata, che ci ha raggiunto online. Elena, ci sei? Batti un colpo. Sì, ciao, Eccoci. Eccomi. Sei riuscita a Ciao a seguire? tutti. Sì, Mamma ho perso, mia, un credo, le prime viaggio. Parole. Guarda, però le prime parole era un fatto, paziente sì. che aveva una trombosi della vena succlavia e che Ah, sì, allora ci sono. Sì, allora ci sono. Tante volte, Elena, ci troviamo di fronte a casi di trombosi che poi anticipano altre patologie. Noi abbiamo sempre paura delle neoplasie, li teniamo follow-up e li seguiamo. Invece questa volta Esatto. è arrivata un po' una No. diagnosi sorprendente, o comunque almeno a mio avviso veramente particolare, se è vero che è stata descritta solamente pochi anni fa. Prego, Elena. No, complimenti, anche perché davvero avete dato anche un nome, un cognome, forse la malattia che ha questo malato alla fine, quindi mi è venuto in mente il caso che abbiamo avuto noi, che forse, che poi alla fine non è stato, è migliorato col cortisone, ma non è stata esclusa la malattia ematologica, nonostante ci fosse un forte sospetto, e poi magari chissà, poteva avere anche lui questa sindrome, potrebbe avere, perché in realtà è follow-up, e aveva una PET che con ipercaptazione al midollo, nonostante poi la biopsia appunto midollare, la biopsia osteomidollare non ci fossero dei riscontri
ematologici, se non di un midollo, esatto, un po' con ipercellulato, eritropoiesi, però poi magari ora le ematologhe ci diranno meglio, non so. Comunque esatto. Complimenti davvero, infatti, mi è piaciuto molto. Secondo me proprio la natura di questi nostri incontri è anche quello di far conoscere a più persone possibile l'esistenza di queste patologie. Adesso mi viene in mente anche gli stessi colleghi radiologi della medicina nucleare, perché effettivamente potrebbero anche loro iniziare a vedere raramente, ma qua e là, dei quadri interpretati come funzionali che invece poi si rilevano come malattia autoinfiammatoria. Allora, se ricordo a tutti, ce lo ricordava anche Giancarlo all'inizio, che potete fare delle domande, chi è all'ascolto tramite Zoom può porre tutte le domande senza nessun tipo di ritegno, scatenatevi, nel senso che cercheremo il più possibile di rispondervi. Diamo la parola adesso. Forse la collega ematologa, dottoressa Rivoli, se ha piacere a parlarci un pochino di questa sindrome, di cui sicuramente sa più di noi, e alle colleghe reumatologhe per qualche commento. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per l'invito, perché è sicuramente una bella occasione per discutere di un caso che si trova al crocevia di diverse specialità e che insomma ha avuto anche le sue complessità. Mi ha raggiunto nel frattempo il collega, il dottor Dragani, a cui lascerei il merito di aver pensato per primo alla possibilità che il paziente effettivamente potesse avere questa sindrome, cosa che poi si è confermata, perché per definizione la sintomatologia è proprio aspecifica e non di semplice riscontro, non avendo un'alterazione poi di fatto patognomonica. Non so se posso condividere lo schermo, se no vi racconto. Certo, certo, puoi condividerlo, sì sì. Eccoci, ti vediamo. Ok. Niente, questo giusto per dire veramente tre parole sulla storia di questo paziente. Io l'ho preso in carico addirittura a inizio 2021, inviato dai colleghi del trasfusionale per questa neutropenia. E nella primissima biopsia osteomidollare che abbiamo fatto, in realtà non c'era di fatto un numero di alterazioni displastiche tali da definire una vera e propria sindrome mielodisplastica. Il paziente aveva queste note di displasia sicuramente da mettere in follow-up, una gammatatia monoclonale a rischio basso intermedio, con una BOM peraltro esente da neoplasia, e quindi noi ci siamo limitati a seguirlo nel tempo, anche perché all'epoca non esisteva nessuna sintomatologia, non aveva avuto nessun campanello d'allarme. Quello che poi è successo nel 2022, quando il paziente ha iniziato ad avere questa sintomatologia importante, è stato che abbiamo ripetuto la BOM in concomitanza anche di un'anemizzazione, e siamo arrivati a definire una mielodisplasia in maniera un po' più certa, anche se una mielodisplasia in un paziente che non presentava alterazioni citogenetiche e che non aveva di fatto mai avuto delle citopenie importanti. Le mielodisplasie sappiamo tutti che sono disordini clonali della cellula emopoietica, che si manifestano appunto con citopenie e che hanno una tendenza nella loro storia naturale ad evolvere anche alla forma di leucemia mieloide acuta. Il 20% dei casi in realtà può coesistere con disordini autoimmuni, quindi è un'associazione che probabilmente dovremmo e dovremmo sempre di più, quanto più si sanno. Si scoprono sindromi come la VEXAS, tenere in considerazione. Diciamo che questa è la stratificazione un po' del rischio della mielodisplasia. Questa forma si configurava come una forma a rischio addirittura very low, perché non aveva alterazioni citogenetiche, non aveva un numero di non aveva blasti sostanzialmente a livello midollare e non aveva citopenie, fatta salva l'anemizzazione che abbiamo visto in concomitanza del flare infiammatorio che ha avuto, che in realtà abbiamo interpretato come
secondaria a questo disordine infiammatorio da definirsi, e che infatti introducendo la terapia steroidea è migliorata spontaneamente e anzi l'emoglobina è addirittura andata meglio rispetto ai suoi valori abituali precedenti. Queste sono, vabbè, questo slide è un po' fuori luogo, però le mielodisplasie che più spesso si associano a patologie autoimmuni, estrematologiche, in realtà sono ipocellulate, sono forme ipoplastiche, mentre in questo caso non ci stava tanto con una forma di questo genere, che spesso sono forme che possono rispondere anche alla terapia immunosoppressiva, perché nel suo caso il midollo era in realtà ipercellulato con una cellularità importante. Perché ci è venuta in mente la Vexas? Vexas, intanto lo ha già detto la dottoressa Cenni, comunque è un acronimo che sta per vacuoli, enzima E1, X-linked, autoinfiammatoria somatica, e fa un po', è una malattia monogenica che si mette un po' al crocevia tra tutto quello che è ematologico e quello che è autoimmune infiammatorio. La clinica è aspecifica: febbre ricorrenti di origine sconosciuta, coinvolgimenti possibili di polmone, di cute, di vasculitico, delle articolazioni. La condrite, essendo una manifestazione che almeno noi non vediamo troppo spesso, e in particolare le condriti riferite alle cartilagini dell'orecchio, sono un qualcosa che potrebbe far scattare quantomeno il campanello d'allarme per pensare a questa sindrome, e in questo caso è stato così. Cioè il mio collega Matteo Dragani, quando è capitato avesse visto questo paziente, insomma ti ha fatto raccontare un po' tutta la sintomatologia, e il paziente ha visto proprio questa foto che vediamo della condrite e ha detto: ho avuto esattamente questo. Difficile anche in queste manifestazioni che sono così fugaci vedere il paziente nel momento della manifestazione. È vero che il paziente porta le foto, però questo è stato un po' quello che ci ha fatto scattare il campanello d'allarme. Sicuramente le complicanze trombotiche, ma così come la presenza di una componente monoclonale, sono descritte nell'ambito di questa sindrome, fino al 40% prevalentemente venose sono un po' l'incidenza che si è vista in letteratura, che ovviamente è estremamente limitata, perché si parla di decine di pazienti. La case series più numeroso che si ha sono 119 pazienti, mi pare, valutati da un gruppo francese, quindi siamo veramente su numeri estremamente bassi. E dal punto di vista ematologico, la coesistenza con la sindrome mielodisplastica è assolutamente descritta e mantenuta in tutti questi gruppi, con una prevalenza della sindrome mielodisplastica nella sindrome Vexas che si aggira tra il 25 e il 50%. Sono sindromi un po' differenti dalle sindrome mielodisplastiche, che si vedono soprattutto in termini di studio molecolare. È possibile anche un'associazione o con le gammopatie monoclonali o col mieloma multiplo. Altra manifestazione che forse più che internisti reumatologi interessa più noi è la possibilità di avere questi vacuoli nel citoplasma dei progenitori mieloidi, che sono anche questi suggestivi ma assolutamente non specifici, e soprattutto la loro assenza non esclude una diagnosi di sindrome Vexas, quindi anche qui ci aiutano fino ad un certo punto. In questo caso la condrite ci ha aiutato un po' a sospettare il caso. Ci sono un paio di punti che per noi rimangono questioni aperte. La questione più difficile, più complicata, anche alla luce della letteratura estremamente limitata che abbiamo, sarà la terapia, nel senso che sappiamo che lo steroide funziona bene, ma nella maggior parte dei casi non dà risposte durature, ci sono recidive nel momento del tapering, quindi non è una terapia che sia percorribile. In questo caso, oltre alla conferma della mutazione di BA1, che sono notizie veramente degli ultimi giorni, abbiamo avuto anche lo studio molecolare che abbiamo mandato per la mielodisplasia, lo studio NGS che adesso sta iniziando a prendere piede, e questo paziente ha una mutazione di TP53,
ha un noto significato prognostico assolutamente sfavorevole e che su cui discutevamo l'altro giorno con i colleghi reumatologi potrebbe essere un qualcosa che ci farà cambiare immunosoppressore preferendo utilizzare non tanto metotrexate che comunque può indurre alterazioni genetiche ulteriori e quindi accelerare l'evoluzione della mielodisplasia a una forma acuta, quanto tentare altri differenti immunosoppressori. Si può pensare alla ciclosporina, si può pensare al ruxolitinib su cui c'è qualche dato, veramente la letteratura in questo caso è molto poco collaborativa. L'altro punto terapeutico di interesse senz'altro nostro sarà se mettendo insieme tutti questi dati più una risposta non risposta a un'eventuale altra terapia immunosoppressiva, se il paziente si farà il caso di candidare il paziente ad un trapianto allogenico di cellule staminali. Le caratteristiche della sua mielodisplasia non sarebbero assolutamente tali da farci prendere questa decisione. Sicuramente una diagnosi di una patologia autoinfiammatoria che rischia di non rispondere alle terapie immunosoppressive e con un'alterazione in parallelo molecolare di TP53 potrebbero cambiare le cose. Quindi per noi, diciamo, I punti critici su cui non siamo ancora addivenuti ad una decisione, perché vedremo di confrontarci anche con chi ha visto più casi di questa sindrome, rimangono sostanzialmente questi in termini di perfetto, grazie tantissime del contributo, hai fatto un'ampia disamina di qualcosa che effettivamente conoscevamo poco, forse guarderemo le sindrome mielodisplastiche in un modo un pochettino diverso. Intanto ci ha raggiunto il dottor Luca Nanni, che è il responsabile della unità operativa di medicina di laboratorio dell'ospedale San Martino, che salutiamo, e a questo punto sì, compare il mio nome perché per motivi diciamo tecnici ho dovuto cedere il mio account. Tu sei un po' me adesso, sei un po' me Luca, invece qua c'è Luca Nanni. Un ultimo video. Sì, perfetto. Tanto poi alla fine facciamo un piccolo riassuntino del caso che ti aggiorniamo. So che eri impegnato in un altro incontro e volentieri ti coinvolgiamo. A questo punto lasciamo la parola invece alle colleghe della reumatologia che sono la dottoressa Schenone e la dottoressa Alessandri per dare il loro contributo. Abbiamo già aperto un po' la discussione sulla terapia. A un certo punto è diventato un caso, insomma, che abbiamo trattato con farmaci corticosteroidei, col metotrexate. A voi la parola. Grazie a tutti, grazie anche per la presentazione e la condivisione di questo caso, perché è stato estremamente, penso, impegnativo, ma nello stesso tempo interessante per tutti. Quello che ci piacerebbe, diciamo, sottolineare è come a questo punto sia importante pensare anche a queste malattie decisamente di nuovo interesse, con appunto recentissima nel 2020 la scoperta di questi nuovi disordini autoinfiammatori, che molto spesso appunto collegano sintomatologia estremamente specifica. Nel nostro caso la valutazione iniziale che abbiamo fatto del paziente l'abbiamo fatta sotto terapia corticosteroidea, con una risposta, come abbiamo visto, presentato dalla dottoressa Cenni, brillante, e quindi anche tutti questi sintomi che sono stati riferiti dal paziente, diciamo, non sono stati obiettivati. Quello che abbiamo cercato di seguire come filone è la risposta, diciamo, brillante alla terapia col cortisone, che però non poteva essere mantenuta ad un dosaggio così elevato, perché comunque stava facendo, alla prima nostra valutazione, già 25 mg di prednisone, ma avviato a dosi anche giustamente maggiori. Quindi l'utilizzo della terapia che abbiamo pensato di avviare inizialmente è stata proprio a scopo per risparmiare il cortisone, seppur le manifestazioni fossero ancora aspecifiche. Per quanto riguarda la scelta del metotrexate, diciamo che abbiamo cercato di mettere un immunosoppressore che inizialmente ci consentisse di ridurre il dosaggio del cortisone
tuttavia senza utilizzare armi più potenti, non avendo sott'occhio un quadro clinico completo, insomma, non ancora del tutto caratterizzato. Per riallacciarsi al discorso che a cui accennava la dottoressa Ivoli poco tempo fa, abbiamo giustamente letto, dopo la notizia recentissima della conferma della mutazione in letteratura, e abbiamo visto che effettivamente le strategie terapeutiche che sono riportate non coinvolgono il metotrexate, ma coinvolgono degli agenti ipometilanti che sono, direi, appannaggio ematologico, e in seconda battuta degli inibitori, i JAK inibitori, delle giallo-schinasi. Quindi in questo caso ovviamente noi siamo assolutamente favorevoli alla sostituzione del farmaco che avevamo pensato inizialmente, anche perché il quadro clinico, appunto, cioè soprattutto la diagnosi, è comparsa una diagnosi fortunatamente, quindi ovviamente le terapie, se sono più mirate, è decisamente un guadagno anche per il paziente. Quindi assolutamente, riallacciandosi al discorso precedente, poi magari ovviamente ci metteremo in contatto diretto per capire anche come sospenderlo eventualmente, però assolutamente le strategie proposte sono diverse in letteratura, seppur pochissime. La cosa che secondo me è carina sottolineare anche dal punto di vista, diciamo, reumatologico, è che queste sono descritte comunque in letteratura questi sintomi aspecifici che molte volte ricordano o richiamano anche direttamente vasculiti, connettiviti, appunto le relapsi con le policondritis e tutto, però non soddisfano mai i criteri diagnostici. Quindi anche noi ci siamo trovati dinanzi a un'elevazione degli indici di Flogosi, un ANA specifico, questa positività seppur transitoria e variabile degli anticorpi antifosfolipidi, quindi anche con sintomatologie, artralgie, eccetera, che però non rientrava in un quadro specifico. E la terapia, almeno da quanto abbiamo potuto leggere dalla letteratura non vastissima, anche di questi sintomi connettivitici o vasculitici, sembra beneficiare dalla terapia per la Vexas piuttosto che il contrario. Quindi a maggior ragione la sostituzione del farmaco con appunto i farmaci JAK inhibitors o appunto strategie più avanzate magari danno un controllo anche degli altri sintomi più connettivitici o vasculitici che al paziente. Quindi assolutamente sì. Infatti adesso, in questo momento, stavo parlando adesso con la collega Ceni, il paziente è ancora in terapia con metotrexate e col cortisone. E all'ultima visita come si presentava? Come no, lui sta bene adesso. Sta bene, ha ripreso peso, almeno rispetto a come l'abbiamo visto quest'estate, clinicamente ora lui sta bene. Quindi è effettivamente una patologia che potremo vedere magari non frequentemente, ok? Perché è una patologia che sembra rara, sembra perché poi tante volte iniziano come rare, poi ne troviamo qualcosina di più perché le sappiamo riconoscere. Potremmo vedere in ambito internistico, ma anche diciamo vascolare trombotico, in ambito reumatologico, in ambito naturalmente ematologico. Torneremo poi a parlare ancora un attimo con i colleghi ematologi, proprio per il discorso della terapia, che è molto accattivante e molto interessante. Volevo però dare la parola all'altro relatore, la dottoressa Magnani, che da un po' di anni ci ha fatto conoscere, date le nostre, diciamo, conoscenze internistiche, abbiamo lavorato insieme nel reparto diretto dal dottor Moscatelli per diversi anni, poi Ottavia, oltre ad essere una brava internista, ha continuato la sua attività di immunologa. Quindi forse tu ci puoi dare un po' un punto di vista, ecco, internistico immunologico su una patologia che, come vediamo, ha scavalcato diversi confini, toccando, tanto per cambiare, quello trombotico, a cui noi siamo parecchio legati. Certo, assolutamente. Grazie mille, perché è veramente una discussione interessantissima, il caso complessissimo come quelli che piacciono effettivamente a noi.
Tra l'altro direi che le sindrome autoinfiammatorie entrano a pieno campo nella diagnosi differenziale delle FUO. Inseriamo anche queste effettivamente nella nostra flowchart mentale. La VEXAS, tra l'altro, non so se sapete, ma il meccanismo che ha portato all'identificazione, insomma, alla creazione di questa sindrome è qualcosa di un processo mentale contrario rispetto a quello che noi siamo abituati, ovvero qua si è partito da la mutazione somatica per poi andare a cercare fenotipi di pazienti e vedere se effettivamente c'erano delle correlazioni cliniche tra i casi. Quindi si parte da genotipo per arrivare al fenotipo, mentre noi nella clinica di solito semmai partiamo dal contrario, quindi dall'insieme dei dati clinici per cercare poi eventualmente di capire se ci può essere una mutazione che lo spieghi. Quindi questo secondo me è importante ed è qualcosa di interessante proprio come riflessione su quello che sarà poi effettivamente quello che dovremo fare per cercare anche di fenotipizzare meglio i nostri pazienti, ma anche con un occhio verso il genotipo, il genoma. Molto affascinante, ma molto difficile. Ovviamente il rapporto tra i vari specialisti è auspicabile e assolutamente necessario in questi casi. E quello che mi intriga e che sicuramente anche molto difficile e sarà una delle domande, delle questioni aperte riguardo a questo caso, è proprio la complessa relazione tra infiammazione e trombosi, perché effettivamente poi tutto è partito anche dall'evento trombotico. Abbiamo avuto più volte occasione effettivamente di parlare di quanto sia importante e ormai nota la relazione tra infiammazione e trombosi, soprattutto nelle malattie autoinfiammatorie, ma anche come l'abbiamo già parlato, per esempio, faccio un esempio del Behçet, dove l'evento trombotico è effettivamente cardine, e però questo ci pone il dubbio di come agire dal punto di vista terapeutico. Agiamo con una terapia puramente, diciamo, antitrombotica, anticoagulante, oppure pensiamo che la terapia antinfiammatoria immunosoppressiva possa da sé essere in grado di aiutare di ridurre questa progressione verso la trombosi. Questo secondo me rimane aperto, come diceva effettivamente prima Elisabetta, questo va analizzato ed è un question point nel nostro paziente. La scelta non sarà facile, sicuramente sia i colleghi ematologi ma anche ovviamente il collega Nanni può aiutarci effettivamente a capire quale potrebbe essere la strada per il paziente stesso. Quindi insomma vi ringrazio veramente tanto perché è stato un caso molto interessante e difficile, perché sempre più spesso ormai effettivamente capitano questi casi di FUO dove abbiamo una linfadenopatia. In questo caso è stata comunque transitoria e forse questo ha anche aiutato poi a spingersi verso, ad abbandonare, anche se a volte ci sembra difficile abbandonare l'ipotesi paraneoplastica, perché effettivamente è la prima che cerchiamo di escludere nei casi di FUO così complessi. Sulla terapia, è vero, per quanto riguarda la VEXAS, se conosciamo da poco, non ci sono tantissimi dati, si naviga un po' a vista, però è vero che, vista la patogenesi e tutto, effettivamente sembra che qualche risultato è stato dato anche su anakinra, insomma, anche interleuchina 6, però effettivamente forse la cosa migliore da fare comunque in questi casi è ragionare sul paziente, su quali sono le sue, qual è il suo fenotipo clinico e poi cercare di agire nel meglio per lui. Assolutamente. Tra l'altro mi veniva in mente che noi chiaramente spesso diamo anche un giudizio clinico e radiologico, mi vengono in mente i Doppler, le TAC, per le remissioni delle trombosi. Il problema è che qui siamo arrivati a un campo in cui, come nelle malattie ematologiche ci hanno insegnato, dobbiamo andare più in là, a livello laboratoristico, addirittura molecolare, per capire se veramente il rischio di una trombosi, chiamiamola provocata da un processo autoinfiammatorio, sia scongiurato e quindi essere tranquilli oppure no, perché questo paziente è stato bene anche per un po' di mesi, è arrivata la trombosi, stava bene, poi lo svilupparsi di questa febbre, tutti questi sintomi specifici di queste linfadenomegalie che un po' c'erano, un po' non c'erano, giravano, ci ha fatto non porre diagnosi, ma sicuramente, come dire, coinvolgere alcuni specialisti che poi dopo, tutti insieme, magari qualcuno inizia a dire potrebbe anche essere utile cercare questo tipo di marker
piuttosto che fare un altro tipo di indagine. Cioè... Ma io, parlando del discorso trombotico, ma appunto mi fa piacere sentire cosa pensano i colleghi, in particolare il dottor Nanni, credo che non è sussistendo un grosso rischio emorragico, e dato il fatto che la patologia comunque è una patologia protrombotica, insomma, una terapia anticoagulante anche a scopo profilattico potrebbe essere giustificata. Il problema che ci ha messo in crisi in questo malato sono gli anticorpi antifosfolipidi, perché un conto è dare appunto Xarelto anche 10, un conto è prendere il Coumadin al paziente per tutta la vita. E questi anticorpi che ci sono transitori o no, ma sono comunque nell'ambito della malattia reumatologica, un po' ci spingono verso il warfarin. E infatti volevo ragionare appunto col dottor Nanni se alla luce della diagnosi può avere senso riprendere il discorso della terapia anticoagulante, o considerandolo un basso rischio riprovare o flebol un now, non lo so, bisogna ragionarci insieme, mi fa piacere sentire i vostri contributi. Vai Luca. Allora, visto che mi avete chiamato in causa, io intanto vi ringrazio di questo invito e mi scuso per il ritardo, ma non riuscivo proprio ad anticipare l'incontro che ho avuto, che poi è durato un po' più di quello che era previsto. Io i pazienti che ho in ambulatorio con un LAC o sindrome di anticorpi antifosfolipidi, cerco di lasciarli tutti purtroppo in Coumadin, perché l'utilizzo off-label potrebbe essere, sono sicuro che non succede niente, però non vorrei mai dover andare a spiegare a un magistrato perché ho utilizzato un farmaco che non è consigliato da linee guida e soprattutto da una serie di lavori che sono usciti. È chiaro che un paziente, sono quasi tutti giovani, lasciato in warfarin non sarà proprio contento. E poi bisogna valutare quello che è effettivamente il profilo di rischio, perché come dicevi giustamente tu, se tratta di anticorpi transitori, l'unica cosa che possiamo provare a fare è fare delle ripetizioni seriate di questi valori per vedere se in qualche modo si modifica. E purtroppo altre strade non ho. Io i pazienti che non hanno sindrome di anticorpi antifosfolipidi e per i quali riesco in qualche modo ad avere un'idea abbastanza precisa o un sospetto sulla causa del trombo, nell'arco di un anno, a volte un anno e mezzo, in assenza di sintomi, con un didimero assolutamente negativo e un eco Doppler negativa, io il tentativo di togliergli l'anticoagulante lo faccio sempre, anche perché evito di aggiungergli un rischio emorragico, però in alcuni casi è più facile, in altri un pochino meno. Ma dico solo ancora una cosa, in effetti l'ultimo profilo di anticorpi fatto a gennaio sotto terapia era completamente negativo, quindi questo un pochino si ricollega a quello che diceva Ottavia, che probabilmente la terapia poi immunosoppressiva, steroidea, spegne l'inflammazione, quindi spegne anche la produzione degli anticorpi, chissà che non sia già quella un po' una cura. Tra l'altro la comodità degli anticoagulanti diretti chiaramente ci fa venire ogni volta un po' la voglia di prescriverli. Accarezziamo quest'idea. In una patologia come la VEXAS, di queste patologie rare, non so se avremo mai la possibilità, il coraggio, l'indicazione. Dispiace anche lasciarlo, come diceva Elisabetta, Coumadin. Chiedo anche, prima di poi dare la parola alla collega ematologa per il discorso sulla terapia, a Giancarlo, che ci sta ascoltando attentamente, se voi nel vostro centro trombosi, tra i centinaia di casi che avete visto, vi è mai capitata una situazione, diciamo, autoinfiammatoria, se ci avete pensato. Tra l'altro il collega Castellaneta chiedeva dove si invia il prelievo per questa mutazione. Sì, bisogna chiedere alla collega ematologa, mi pare Sara Raffaele di Milano, ma l'hanno inviata loro. Sara Raffaele di Milano. Poi ci diranno loro. No, io stavo ragionando un pochettino sulla diagnosi di sindrome da antifosfolipidi, perché onestamente non la vedo. Qui c'è un solo anticorpo antifosfolipidi a titolo basso, che tra l'altro si modifica con l'andamento della malattia infiammatoria, e non sostiene una diagnosi certa di antifosfolipidi. Io questo paziente non lo metterei sotto Coumadin, curerei la malattia che avete diagnosticato molto bene, e tra l'altro avete chiarito anche molto bene
Anche il sospetto clinico, si parlava di fenotipo prima, questa è una malattia del maschio, non giovanissimo, abbiamo visto, perché può capitare dopo i 40, i 60 nel vostro paziente, maschio, con una malattia autoinfiammatoria, perché questo era, avete escluso un linfoma, avete escluso una vasculite con la PET, avete escluso una malattia neoplastica, c'è cioè questa mielodisplasia esattamente infettiva, la malattia di Lyme, poi in effetti è la solita bufala. Detto questo, mi sarebbe piaciuto che ci fossero i vacuoli nella biopsia, ma non c'erano, e ci avete giustamente comunicato che la genetica va chiesta, perché è una malattia che è possibilmente, bisogna pensare alla malattia autoinfiammatoria, e colpisce il maschio non giovane, e se l'andamento è di questo tipo, così a ondate, a cicli, perché poi questo è successo più o meno, e con una sintomatologia anche variabile, l'acute, le sierositi, le polisierositi, certe volte anche l'intestino, cose anche molto diverse, deve fare venire il sospetto, e la ricerca della genetica è importante. E questo ce l'avete fatto capire molto bene. E quindi è anche molto importante, come chiedeva Marco Castellanetta, sapere esattamente dove bisogna chiedere questi test, perché questi test ti danno un nome e cognome alla malattia, e quella bisognerebbe imparare a curare in qualche modo. Non darei il warfarin, insomma. Sì, penso che siamo tutti abbastanza d'accordo. Ecco, appunto, colgo l'occasione, ridando un attimo la parola al dottoressa Rivoli, per andare poi a conclusione. Quindi c'è un pannello di geni, cioè come possiamo comportarci? Nel senso, noi adesso abbiamo imparato a conoscere questa sindrome VEXAS. Se ne devono venire in mente altre, che cosa ci dà in questo momento il laboratorio? Ecco, prego Giulia. Allora, io, vabbè, per quel che riguarda la terapia anticoagulante mi trovo assolutamente d'accordo, ma ci troviamo assolutamente d'accordo nel senso che la diagnosi di sindrome d'anticorpi antifosfolipidi non sembra esserci, più o meno preceduto ed è stata periflare infiammatorio di questo paziente, quindi l'indicazione a dare un warfarin a questo paziente francamente non la vediamo, sicuramente non in questo momento, ecco, nonostante non ci siano dati neanche su questo nei pazienti con sindrome VEXAS, però in questo caso la decisione migliore mi sembrerebbe quella. Mi riallaccerei per il resto all'osservazione giustissima delle colleghe reumatologhe, cioè pensare a queste sindrome antinfiammatorie, autoinfiammatorie, alla VEXAS in particolare, quando la reumatologia non ci viene in soccorso, cioè quando non ci sono dei chiari criteri diagnostici di una patologia reumatologica o immunologica, quando le cose fuggono un po' da un'altra diagnosi chiara, iniziare a pensarci. Qui le citopenie, in particolare l'anemia, anche se lieve, anche se macrocitica, è spesso descritta, la componente monoclonale, la parte, un qualche suggerimento di una coesistente patologia ematologica c'è nella stragrande maggioranza dei casi, quindi direi che il sospetto deve essere un sospetto da valutare globalmente e forse sempre insieme ad una valutazione ematologica. Noi è venuto in mente perché la mielodisplasia non ci stava con la mielodisplasia ipoplastica, che poteva essere con una genesi immunologica responsiva alle terapie immunosoppressive, le manifestazioni autoinfiammatorie, la condrite. Cioè è stato un po' un mettere insieme tutto. Poi nello specifico noi abbiamo avuto un precedente contatto con il San Raffaele, se ne occupa un collega che si chiama Campochiaro, per un sospetto per un altro paziente, quindi insomma abbiamo inviato a loro perché hanno la possibilità di testare tutte le mutazioni di UBA1, che sono più di una, che sono state associate alla sindrome VEXAS. Tra l'altro ne hanno descritta una pochissimo tempo fa di mutazione genetica che prima non era nota.
cominciano ad esserci delle descrizioni per cui tipologia di mutazione può correlare con fenotipo clinico, alcune di queste VEXAS sono più indolenti, altre hanno un decorso un po' più fortemente infiammatorio. Insomma, impareremo a conoscere, via Giulia, le impareremo a conoscere piano piano. Visto che dobbiamo andare a conclusione, perché vabbè, siamo un po' fuori tempo, di solito stiamo dentro l'ora, ma questa volta l'eccezionalità del caso, la passione che ci abbiamo messo, ci ha fatto andare oltre. Come terapia state pensando a qualcosa? Siamo a metotrexato e cortisone in questo momento. Noi valuteremo, vabbè, il trapianto come per fase, diciamo, punto di arrivo del percorso, e poi pensiamo o agli inibitori di JAK o agli ipometilanti o alla ciclosporina. Sono tutti off-label. Okay. Nessuna di queste terapie è l'indicazione, con tutte le difficoltà. Certo. Certo. E la dottoressa Giuntini, che ci sta seguendo, chiedeva perché il trapianto, ma come ultima ratio, nel senso che se queste terapie non avessero effetto, voi comunque prevedete che nel corso degli anni possa evolvere questa patologia? Il fatto che l'analisi molecolare ci abbia dato un risultato con TP53 mutato ci dice patologia che comincia ad avere un rischio elevato, quindi lo controlleremo nel tempo, e trapianto in quanto procedura con immunosoppressione eccetera potrebbe controllare meglio la patologia. È descritto anche nelle VEC, sono ipotesi al momento. Okay. Allora, c'è anche un fatto nel senso che in letteratura è stato descritto come il fatto che una mielodisplasia a basso rischio, che non dovrebbe avere quindi un'indicazione trapiantologica, il fatto di poter avere una complicazione autoinfiammatoria come la VEXAS potrebbe alzare il rischio della malattia sottostante stessa. Cioè, quindi è mielodisplasia low risk, presa da sola, non dovrebbe essere trapiantata, perché appunto no, il trapianto anzi inficia l'overall survival, ma MDS più VEXAS, allora questo potrebbe alzare il rischio della mielodisplasia stessa, e questo è descritto. Quindi questo è sicuramente, e poi perché una malattia del genere per la quale è stato trovato un P53 monoallelico, nel tempo, se acquisisce il secondo hit, diventerà una P53 biallelica, e quindi forse una delle peggiori malattie ematologiche, cioè una delle peggiori mutazioni in qualsiasi tipo di malattia ematologica. Grazie del chiarimento. C'era anche il dottor Moscatelli che voleva porre un'osservazione, una domanda. Ciao a tutti, così la curiosità anche su quelle che sono le indicazioni e i limiti anche del trapianto, cioè nel senso che la persona in questione, siamo sui 61 anni, un uomo di 61 anni, quindi in termini di proiezione temporale rispetto alla quale considerare questa opzione, che tipo di limitazioni vi ponete eventualmente, se l'età rappresenta un fattore limitante? Nel suo caso assolutamente no, nel senso che è un signore in buone condizioni, senza comorbidità di rilievo, sotto 65, cioè qui il problema non è la fitness del paziente, il problema è l'indicazione, cioè essere convinti noi che questa sia la strategia migliore. Se ne siamo convinti, non è un paziente che ti preoccupa, nel senso che, vabbè, ovvie considerazioni di disponibilità del donatore, eccetera, però è un fino a 70 anni... In qualche caso anche 75, il trapianto è una procedura che adesso si può fare con accorgimenti, no, su ultraspecialistici di condizionamento, intensità, ma non è questa la sede. Qui il problema è l'indicazione, nel senso che ci riserviamo probabilmente di monitorare nel tempo l'andamento di questa TP53 se la frequenza allelica aumenta. Se il paziente acquisisce un altro IT, se il paziente acquisisce altre anomalie molecolari, diventa una patologia ad elevatissimo rischio. Contestualmente, se non riusciamo a controllare la parte autoinfiammatoria con altre terapie immunosoppressive che possiamo prendere in considerazione nel frattempo,
a questo punto il trapianto diventa una strada, e come succede nelle patologie ematologiche, anche in questo caso potrebbe essere l'unica strada realmente curativa. Proprio per questo ho fatto la domanda sulla finestra temporale, cioè che limite temporale vi date di attesa per valutare questi aspetti? Cioè, per questo ho detto, la domanda era sulla finestra temporale rispetto ad un'età che rappresenta, almeno storicamente, quello che poteva essere un limite, e un altro termine, 65 anni, che rappresenta un altro limite. Quindi in quale range di tempo immaginate che debba essere, un anno, due anni, rispetto entro i quali valutare se questo tipo di situazioni hanno l'evoluzione, quindi, quindi progettare il percorso che giustamente richiede anche il fatto di poi reperire un donatore compatibile, che non è né così facile né così scontato. Io direi un annetto, perché abbiamo ancora due punti di valutazione della parte molecolare, di solito lo facciamo ogni 6 mesi, quindi un anno ci può dare altri 2 punti, che poi può essere anche un anno e mezzo se tutto resta tranquillo. O però relativamente poco, ecco, il concetto è che quindi è relativamente breve l'orizzonte entro cui considerare questa opzione, ok, come immaginavo, scusami, grazie. Perché quando la P53 da monoallelica diventa biallelica, biallelica vuol dire che praticamente abbiamo selezionato un clone che di perfetto. Guarda, volevo dire anche una cosa, scusate, una piccolissima cosa sulla mutazione UBA1 e sull'NGS. Cioè, è stato descritto anche in letteratura, allora, il fatto che è stata individuata questa mutazione molto recentemente, che l'NGS in questo momento su questo tipo di mutazione si appannaggia solamente praticamente di quello che sappiamo di un solo centro in Italia, e che i polimorfismi stanno uscendo praticamente ad ogni paziente che viene trattato nel mondo, si aggiorna. Quindi ci possono essere mutazioni in senso, non senso, codoni di stop, ci possono essere tutto un tipo di mutazioni. Stare molto attenti anche se la mutazione viene negativa, perché a questo punto, con quello che ne sappiamo che viene aggiornato ogni volta, se vi viene una mutazione negativa, voi ne manderete, non so, o noi anche, non è detto che quella poi sia una vera negatività, cioè sia una negatività per i polimorfismi che conosciamo. Okay. Cioè, diciamo, anche noi, quando per esempio noi abbiamo le sindrome d'attivazione macrofagica, per esempio, uno dei criteri, per esempio, è andare a vedere se c'è effettivamente la fagocitosi, che però, la fagocitosi è a livello anche del midollo osseo o del fegato, che però è un criterio che è nei criteri di inclusione, che però se non lo troviamo non esclude. E forse UBA1 seguirà un pochino lo stesso destino, nel senso che se c'è ti conferma, se non c'è non te lo esclude, perché che ne so, che io sto veramente testando, per quello ci vorrebbe un'analisi genomica di praticamente di tutti la whole genome sequencing, che però si fa solo a scopi di ricerca. Abbiamo appena avuto una emofagocitosi, riparto. Ti ringrazio per questa precisazione, e direi che allora questi sono i luoghi e i momenti importanti tra di noi proprio per questo motivo. Cioè, l'idea di FADOI insieme ad altri specialisti è quello appunto di confrontarsi su patologie in cui ci aggiorniamo in continuazione, e addirittura anche dal punto di vista genetico, genomico, molecolare, cosa che è impossibile chiaramente per tutti noi poter stare dietro, anzi magari fra qualche tempo rifaremo un altro incontro proprio su questo caso, aggiornandoci un po' su come è andata, perché dobbiamo imparare anche a conoscerle, a vedere che cosa si è voluto. Io ringrazio tutti, non so se Giancarlo e Elena vogliono aggiungere qualcosa, ricordo che ci vediamo col webinar del martedì 18 aprile alle 15.30 con il caso presentato dai colleghi di Pietra Ligure, di Anna Bovero, dove ci racconteranno delle situazioni emocoagulative difficili che chiaramente, come dice Anna, compaiono solo durante il weekend, quindi ci lasciano dei puntini di attesa. Vedremo che cosa avrà da raccontarci. Giancarlo e Elena, per i saluti conclusivi. No, io niente, complimenti, è stato un caso veramente molto interessante. Siamo partiti con il botto. Ciao a tutti. Direi di sì, grazie davvero e complimenti, vi saluto, ci vediamo tra 2 martedì. Ciao. Ciao. Grazie.
Ciao, 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 ciao a tutti, ciao. Buona Pasqua. Grazie, auguri, buona Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Arrivederci.